dagli studi del San Costauso Show per avere il primo collegamento della giornata. Ci colleghiamo con Miss Rosa Della Cecca da Solfonuccio di San Costanzo. Ciao, ciao Daniele, allora come va? Signora Rosa, come va? Signora, signora, oh, buongiorno. Sembra chi ancora dentro a casa, ma è lunga la Pasqua. Ma come, signora, ha una bellissima casa lei lì in campagna, sta benissimo, cosa vuole di più? No, dopo un po' mi è da gusto anche a me, giù in città fan girette. Ho capito, signora, ma noi siamo, suona il telefono, va a rispondere, bestia. Ecco, signora, allora signora, me l'ho persa, siamo di nuovo collegati. Signora, ascolti, allora, siamo qui per trattare il decalogo di che cosa bisogna fare. Il decalogo, cioè, il decalogo, cioè le dieci regole da rispettare. Non rubare, non mangiare troppo, no, non fare la spesa se non ne hai bisogno veramente, poco è. Non è questo, signora. Noi dobbiamo, io le faccio alcune domande. Voglio dire, ecco, lei che è esperta di questo problema di quarantena, per poter evitare. Io mica mi chiamo Rosa Bertolaso. Allora, comunque, mezzocica Bertolaso, dimmi. Allora, dobbiamo fare questo tipo di. Io le faccio questo tipo di domande, lei mi deve rispondere. E lo sa che so che lei ha studiato. Allora, che cosa bisogna lavarsi spesso? Ci dica, che cosa bisogna lavarsi spesso? Chiami fascia protetta? Che acqua c'hai da lavare spesso? Tutto c'hai da lavare, proprio perché c'è cazzo di virus, c'hai da lavare più tutto. Ma c'è spesso. E anche il bidet. Quello ogni volta che vai al gabinetto l'hai da fare il bidet, perché è un attimo che ti bocca un virus sotto, è un macello dopo. Ho capito. Ma questo sopra e da sotto, fa prima, fa ora. Era le mani. La risposta. Ho capito. La risposta era le mani. Devo dire. Comunque, va bene. Allora, ma che cosa... Ma le lavi, sai, lui, perché tu le lavi mai, le lavi sempre. Allora, altro decalogo, che cosa bisogna usare per lavarsi le mani? Che cosa bisogna usare per lavarsi le mani? Sentiamo. Il ragù, chi sa cosa da usare? La savonetta. Il sapone, hai da lavare per un bel pezzo, insomma, le mani. Senta strada, che c'hai tutto il giorno per stare dentro a casa, e lavi le mani, 5 minuti. Ti danni fuori proprio le cose, le ossa del metacarpo, poi è il metatarso. La miseria, quello si spezza. Senta, signora, allora, quanto dobbiamo stare distanti tra una persona e l'altra? Quant'è la distanza minima? Quant'è? Un, due chilometri e mezzo, cos'ho? Parecchi sono. Sì, ti dico, il vice mio è 1,5 chilometri, vedrai che sta distante da lui. A Spicello, sta ma chi giù al Vencareto del Solfanuccio. Ho capito. Allora, senta, ma questo è importante, l'igiene, come bisogna, per se uno gli viene da starnutire, dove deve starnutire? Importante questo. La matra, clamadia, dai la maglia, tu vai clamadia, la fai malito dentro, ma dopo tu mulecchiaticci dappertutto, però tu le da fanto un po'. La maglia ce l'avete tutti a casa? No, io ce l'abbiamo l'armadio a casa, non c'è la maglia, chi c'ha la maglia? Ma l'armari, tu apri le porte l'armadio, fai 3-4 bei starnutoni, dopo chiudi, pure la riapri, ti accorgi che la roba dell'inverno si è mescolata a quella dell'estate, la roba dell'estate si è stata gita lì, insomma, passi anche il tempo per metà posto, no? Ho capito. Va bene, signora, allora, l'ultima grande domanda, ecco, sì. Non bisogna toccarsi le mani, con le mani che cosa? Che cosa, signora? Non mi sento casi con le ore, che cosa? Hai una grattata dieta, anche perché anche se non c'è il virus, se ti dai una grattata tra le chiappe, anche a chi? Signora! Se qua sta il tagliatelle, gli gnocchi, se ti dai una grattatina del codiron, non va bene, perché no. È vero che la roba prende un po' più aroma, però non è che la roba un po' da Grecia, va bene. Non è proprio... Non è proprio la risposta giusta. Beh, l'ultima domanda, questa me la... Qual era la risposta giusta? No, non bisogna arrivare. Il naso, gli occhi e la bocca, signora. Questa è la risposta. Ecco, non è il resto. Mucose, insomma, ne hai dato calo le mucose. Vabbè, c'era un'ultima domanda, so che lei fa la bidella. La mucosa. Lei è una bidella? Lei è una bidella? Lenta e umidiccia, quindi e ne hai dato calo la roba lenta e umidiccia. Se non è sotto la bocca, insomma. Stai buona Salman, è tocca. Va bene, l'ultima grande domanda che le faccio, lei so che è praticamente una bidella, lei fa la bidella, no? Quindi è esperta di queste cose. Ecco, adesso la passo perché anche usa le coe. Ecco, come si puli?
primi tempi ci ingiti a pulire, non so come pulivamo perché non c'era niente, c'era il violino. Però... Ho capito, ma la domanda è questa, come si puliscono le superfici? Ce lo dica, siamo tutte orecchie, vada, vada, come si puliscono? Lei come pulisce le superfici? Ma con cosa? Con cosa? Con che prodotto? Con che prodotto? Che cosa prodotto? Che prodotto uso? Ce l'ha in casa? Ce l'ha fuori? Ce l'ha che tipo di prodotto usa? Aspetta, c'è da differenziare. Alla scuola se pulisce sai i prodotti che ti danno. Io dentro a casa chiamo la Carolina. E chi è una sua donna di pulizia? Io do la fa bocca dentro. Carolina! Via bocca dentro alla cucina. Chi è la Mongana? Cos'è la Mongana? La mungana, la vacca, la mucca, la vacca. Lei chiama la vacca per pulire, cosa fa? Lei davvero sa che il linguong, lì è dappertutto, va in tutti i buchi, lì a pulire Gianicò. Sono le stracce, mi da, quella è da ghio, l'ho da dopo, che lì è passata le stracce, perché certo sletto ci faccio, sta roba. No. Va bene, signora, grazie per questa raccomandazione. Grazie per queste fantastiche raccomandazioni, ci vediamo alla prossima. Grazie, signora. Anzi, aspetta. Non state a casa, non mi muovete da casa. Manca se mi scappa la scoreggia, tutti dentro a casa. Vediamo cosa ne pensa Johnny Emoticons. Però è un po' dubbioso, vedo.